do, lupo nero. Mia figlia me la devi ridare, Leonora. Tu non sai che cosa vuol dire. Che inferno è non avere dei figli. Inna nanna ninna, questo bimbo a chi lo do? La retta alle donne, non ci capiscono niente. Oh, la maestra nuova di nostra figlia. La maestra nuova di nostra figlia credeva che Eleonora fosse la madre. Cioè, ma ti rendi conto? Io non ci voglio più stare in questa casa. Voglio andare a vedere dove sta Eleonora. Tu, Giovanna, non fai la nessuna parte. Questa è casa tua. Tu sei la cattiva, tu sei la cattiva. Andrai in prigione. Smettila! Ma guardate che la verità, vi sto dicendo la verità, quella è una pasticceria, quella fanno pure le paste buone. Questo bimbo a chi lo do, se lo do, lupo nero. Ehi, Chiara, guarda che c'è il primario. Ma è passato adesso, muoviti. Torno subito, amore. Mamma. Dottor Ferruzzi. Dottore, mi aspetti, per favore. Signora, finché non ricevo i risultati dell'analisi del sangue, quelle di suo figlio non sono analisi di routine, sono esami molto più sofisticati. Lo sa anche lei, un po' di pazienza. Pazienza, dottore, pazienza. Io sono 3 anni che vivo sospesa, che non so se mio figlio vivo o muore. D'accordo, quello è il passato. Suo figlio è nato con un deficit immunitario, ma questo non è colpa di nessuno. Ma ci hanno sbattuto su e giù per tutti gli ospedali d'Italia prima di capirlo. È una sindrome difficilmente diagnosticabile, signora. Si può facilmente confondere con molte altre malattie. Una volta a Bologna ci hanno detto leucemia. Leucemia, dottore, a momenti morivo io. Comunque, qui finalmente siamo sulla strada giusta. Vedrà che presto vi rimandiamo a casa. Ma adesso mi lascio andare, signora. Sono in ritardo.